Venerdì 7 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa dedicata alle cose del calcio nazionale e internazionale. Allora, siamo nel pieno della abbuffata di coppe europee. Ieri ha giocato, per modo di dire, la Roma. In effetti la Roma sembra non essere proprio scesa in campo contro il Siviglia, è stata eliminata, perso 2-0, due pali per gli spagnoli, mai pericolosi, giallorossi, un disastro completo. Stasera tocca alla Juventus e la notizia del giorno è l'intervista di ieri di Sarri che alla domanda se pensava che questa potesse essere l'ultima partita sua sulla panchina dei bianconeri, stasera la Juve gioca contro il Lione, deve recuperare l'1-0 in Francia. Dicevo, lui ha risposto, Sarri ha risposto, i miei dirigenti non sono dei dilettanti, scatenando peraltro l'ira della Lega Dilettanti, assolutamente fuori luogo, perché è chiaro che il riferimento non era a quelli del calcio dilettante, ma a modo di dire dei dilettanti. E comunque, in realtà Sarri secondo me rischia moltissimo, perché lui è arrivato alla Juventus con uno scopo preciso: dare un gioco a questa squadra, perché la squadra già vinceva, la squadra avrebbe vinto il campionato anche con Agostinelli, con Ciccio Graziani, quello non il campione del mondo, ma quello di campioni, la squadra del Cervia. Ha vinto però la Juve non grazie al gioco di Sarri, ma grazie alle individualità, che è proprio è un ossimoro se andiamo a considerare quello che è il passato di Sarri, soprattutto all'Empoli e al Napoli. In compenso però ha perso tutta quella forza difensiva che pure la Juventus aveva. La Juve ha vinto innanzitutto perché le altre squadre hanno mollato, ha vinto con pochi punti, ne avrebbe fatti di più se avesse avuto bisogno, su questo non c'è dubbio, ha perso tre delle ultime quattro partite. Però l'unica squadra in Italia che negli ultimi anni aveva spesso fatto più di 85 punti è stato il Napoli, e il Napoli si è liquefatto grazie ad un mercato da scudetto, come era stato definito, in realtà da incompetenti, come ha dimostrato il campo e come era facile prevedere. Comunque, al di là di questo, Sarri doveva dare alla Juve un gioco e poi provare a vincere la Champions. Il gioco non ce l'ha dato, adesso ha la possibilità di vincere la Champions, molto complicato, non superare il turno stasera con Lione, che è probabile, ma poi c'è dalla stessa parte il tabellone il Manchester City, poi noi speriamo il Napoli, ma potrebbe capitare anche il Bayern Monaco o il Barcellona, e poi c'è la finale eventualmente. È complicatissimo il cammino della Juventus, però se Sarri non vince la Champions salta, non ci sta nulla da fare. E stasera, se non elimina il Lione, avendo dei dirigenti che non sono dei dilettanti, secondo me lui salta. Comunque, questo è, abbiamo detto della partita della Juventus, abbiamo detto della Roma. Ieri a Roma hanno festeggiato l'uscita di scena di Pallotta, vediamo il nuovo management che cosa farà. Ho letto che il nuovo presidente Friedrich vuole prendere Paratici dalla Juventus, vediamo se ci riuscirà. Certo, il mister Toyota è uno in grado di alzare notevolmente il livello degli investimenti della società, e quindi in Italia, oltre alla Juventus, credo che in un futuro abbastanza prossimo avremo anche il Milan, che è destinato a crescere, la Roma, oltre all'Inter, che è già una grande e che è destinata, secondo me, a livello di fatturato con il gruppo Suning alle spalle, di insidiare la leadership della Juventus, non solo sul campo, ma proprio parlo a livello di fatturato. Le altre squadre, se non ci sarà un cambio, a partire dal Napoli, se non ci sarà un cambio in società con l'avvento di qualche gruppo estero, credo che faranno tantissima fatica. Andiamo avanti, Juventus l'assalto, Cristiano guida l'attacco a Fort Lione, ma Sarri serve una difesa da altri tempi. È chiaro, la Juventus deve fare due gol senza subirne per passare il turno, non è mai semplice. Nelle ultime settimane ha mollato il campionato dopo averlo vinto, però quando si molla poi è difficile riprendere. Non sappiamo fino a che punto le tre sconfitte nelle ultime quattro partite siano frutto di questa deconcentrazione, di questa attenzione per la partita, per la Champions, anche di una preparazione mirata, o piuttosto di una squadra che è in disfacimento. Perché poi, in fin dei conti, tolta l'ultima giornata in cui hanno giocato veramente i ragazzi dell'Under 23, la Juve ha giocato sempre con squadre sulla carta molto forti,
Il fatto che sia venuto meno è stata una Juventus per nulla convincente a partire dalla Coppa Italia, sia col Milan che con il Napoli, sia nelle 12 partite di campionato. Prima della finale di Coppa Italia io dissi che il Napoli partiva avvantaggiato perché a mio avviso il Napoli aveva puntato alla preparazione sprint per essere brillante in queste partite, la Juve invece aveva fatto un ragionamento a gioco lungo per essere brillante in Champions League. Adesso deve dimostrarlo. Andiamo avanti, Higuaín con l'addio, Dybala coi cerotti, staffetta all'orizzonte. Dybala è un po' la stessa situazione di Insigne con Napoli. E poi la notte di Sarri, la mia ultima gara, i dirigenti della Juve non sono dilettanti. Questo è quello di cui stavamo parlando prima. E secondo me Sarri rischia tantissimo, non solo stasera, ma se non vince la Champions. Se dovesse arrivare in finale in Champions, anche perdendo la finale, diciamo che potrebbe restare. Ma se dovesse, non dovesse arrivare neanche in finale e il cammino è complicatissimo, la vedo veramente dura per il tecnico che ha fatto grandissime cose a Napoli, che ha vinto col Chelsea, ma che alla Juve, al di là dello scudetto, ha fallito sin qui tutti i suoi obiettivi. Restiamo in zona Champions, parliamo del Napoli, Insigne, Mertens, Rino cala la coppia per fare l'impresa, Napoli voglia di certezze. Si dà per scontato che Insigne possa giocare, io ci andrei molto cauto. Io Insigne a questo punto lo vedrei benissimo negli ultimi minuti, però poi vediamo quello che succede. E poi la sfida dei giganti, l'altra partita di stasera ci sta un Manchester City Real Madrid straordinario. C'è da dire che il Manchester City ha vinto a Madrid 2-1, quindi parte nettamente favorito, però si gioca a porte chiuse anche a Manchester e può succedere di tutto. Diciamo che Zidane sin qui in Champions League ha il cammino perfetto, ha partecipato a tre edizioni e le ha vinte tutte e tre, due giocandole completamente, una subentrando a Benitez, però ha vinto tre Champions, questa è la quarta a cui partecipa. Andiamo avanti, Roma resta a testa bassa, non mi ricordo tutto il titolo. Comunque, la cronaca della partita della Juve e della Roma: Giallorossi, ma in partita Siviglia più forte, finisce subito la corsa europea. E poi l'Inter, che invece adesso è una delle favorite per l'Europa League. L'Inter ora ha tutto: giovani sono esplosi, Eriksen dà esperienza, Sanchez porta classe. La coppa è possibile, c'è il passo avanti. E poi il parere di Sacchi: cresce l'autostima e Conte sistemerà gli ultimi difetti. Vediamo che cosa succederà. Chiudiamo con le prime pagine degli altri due quotidiani sportivi. Le notizie sono queste, le abbiamo viste sulla Gazzetta dello Sport. Roma tutta nuova, la società Altexano, qua parla del passaggio di consegne. Ecco Frederick, non vediamo l'ora di arrivare, la città e club iconiche. E poi Pallotta invece ha chiuso per con una sconfitta. Sarri, la rimonta, voglio Lisbona. Lisbona è la città dove si giocherà la finale 8, come è stata definita. Dai quarti semifinali si giocheranno quarti semifinale e finale di Champions tutti in gara unica. E poi la notizia sul Napoli che accende Mertens, Gattuso, e poi l'Inter che adesso il Leverkusen. Chiudiamo con tutto sport, vietato sbagliare, ci sono De Ligt, Sarri e Cristiano Ronaldo, e poi la Roma esce, Friedrich entra, l'altra notizia del giorno. Con questo abbiamo concluso l'appuntamento.